com'è andata questa apertura della ICC Conference? Ma è stata un'apertura, diciamo, con grandi riconoscimenti che io condivido, nel senso che poi sono un impaziente di carattere, però devo pure ammettere che in soli 12 anni da Roma in poi, in termini normali di diplomazia internazionale, quello che è successo è veramente strabiliante. Io ricordo che quando abbiamo cominciato questa battaglia da radicali ci si diceva ci si metterà 30 anni, in realtà siamo arrivati al 98. Poi ci si diceva ma prima che ci siano 60 ratifiche, in realtà siamo arrivati a 60 ratifiche nel 2002. Poi ci si diceva ma prima che sia operativo ci si metterà 40 anni, in realtà oggi si sta occupando di 5 casi, di questioni poi diverse, una demandata dal Consiglio di sicurezza, una di motu proprio del procuratore sul Kenya, 3 casi di stati parte africani. Quindi insomma è vero che c'è ancora molto da fare, però è anche vero che questo della giustizia internazionale o comunque dell'inaccettabilità dell'impunità è uno dei grandi settori culturali che a livello internazionale ha fatto più strada. Il ruolo di questa corte è molto criticato perché dicono che fanno scelte politiche alla fine. Ma insomma, questo è da vedere, perché i 3 casi sono stati riferiti alla corte da 3 paesi stati parte, Uganda, Congo e Repubblica Centroafricana. Uno è un'attività, una decisione autonoma del procuratore per quanto riguarda il Kenya, e uno addirittura è un referral del Consiglio di sicurezza all'unanimità. Quindi mi paiono veramente, questo tipo di critica mi pare veramente fuori contesto, insomma. Okay, grazie. Grazie, arrivederci.